Dunque, il secondo corpo d'armata è giunto in poche parole. Le divisioni di fanteria rimanenti, sì, del secondo corpo d'armata sono in avvicinamento, si stanno approcciando alla città di Plonsk. Ok. Ma qui sappiamo che c'è l'artiglieria. Quindi io farei un... No. Ok, c'è anche la cavalleria. 2-0. Ci sta. Quindi ci avviciniamo così. E ci prendiamo, come non detto. Dovevo immaginare che era difesa. Ahia. Vabbè, però. Sappiamo adesso cosa ci aspetta di qua. Allora, questo. Qualcosina, sì, posso fargliela. Tu potresti attaccare, tu potresti attaccarmi questo. Ok. In questo modo li fiacchiamo un po'. Cominciamo subito ad attaccare. Perfetto. Ah, qui volevo fare il ponte, no? Ah, lo devo costruire con i punti. Allora a questo punto avanziamo, ci prendiamo la città e torniamo indietro. Tu... Ma sì, un po' di unità non ti fanno male. Continuiamo su questi. Aggiramento e attacchiamo, perché ormai queste si sono mosse. Ok. Allora facciamo che con questo prendiamo questo e con questo ci mettiamo qua. Non il massimo attaccare con la tanchetta, però anche loro hanno una tanchetta, quindi l'artiglieria ha mosso, questa deve aspettare e dopo possiamo lanciare l'aereo. Ok. Passiamo a sud. Ok, e lo conquistiamo. Allora, alla galleria non va da nessuna parte, almeno ci provo a non farla andare da nessuna parte. Perfetto. Ok, abbiamo questi da far fuori. Bene. Sono rientrati nel boschetto. Ho il bombardiere, questo qui pesante. Però c'è il caccia maledetto. E io non ho caccia. Cioè, no, perché mi costa 3. Potrei in teoria comprare un FLAC 37 da 3,7 cm. È un'idea. Quindi questo qui, me lo può buttare giù. Quindi vediamo, magari se lo metto per di qua. Poi ho ancora questi da muovere. Il problema è che qui... Ah, se è scoperta magari ci faccio avvicinare un carro armato o la fanteria stessa. Questo è su un Blitz, quindi... Una Opel Blitz. Sei su una Opel Blitz, ed è vero? Direi di sì dal simbolino. Questa l'abbiamo preso, quindi non mi serve. Potrei tentare un'avanzata, effettivamente. Allora, io l'artiglieria adesso la farei riposare.
Questi. No, la Opel Blitz è questa. Allora, io potrei far avanzare il carro armato, giustamente. Vabbè, magari ci mando solo la fanteria. Quindi qui potrei fare un così. Ok. Mentre questi o li mando, no, qui sul ponte non direi, anche se questi li rispostiamo per di qua, facciamo sì una mossa un po' dispersiva forse, però qui direi che con questi facciamo fuori questi. Potrei anche far avanzare questi dopo. Non posso chiuderli perché hanno le città. Però, in teoria. Ah, c'è l'Opel Blitz che potrei far ripiegare. Sì, magari li attiriamo. Poi, giustamente, l'artiglieria. Ho l'aereo che è pronto a partire, credo. Vediamo. Sì, in teoria è pronto. L'aereo però dovrebbe andare fin laggiù, quindi non so se c'hanno altra antiaerea, però andiamo in esplorazione a questo punto. Passiamo. Allora, tocca al nostro alleato, che rifucilla le truppe. Ci sta, ci sta. Qui devo mandarci il caccia. Si sposta su un fianco. Attacca. Pare di no. Ok, questi purtroppo li ho messi male. Questo ripiega. Allora, tutto sommato non va male perché. Questo è bastardo. L'hanno ripresa, me lo aspettavo. Diciamo mediamente. Su un livello medio mi aspettavo la ricattura della città. Allora, noi dobbiamo distruggere. No, la fortezza Modlin. Lì serve. Il fianco è messo in sicurezza. Il contrattacco polacco è stato sconfitto. Le forze nemiche rimanenti intorno a Kutno sono ora in fase di ritirata verso Varsavia. Buono. Questo è quello che è rimasto, ok. Allora. Ci riprendiamo la città e questo lo facciamo fuori. Ci prendiamo questo che mi dà altri punti. Allora, tornando a noi, qui c'è il cannone che mi dà fastidio. Questo è un 2, va bene. Questo è un 2. La fanteria
fanteria mi si avvicina, teniamo la città. Allora questo continuiamo a rinforzarlo. L'artiglieria a un 5 deve restare ancora un po' ferma, ma magari la spostiamo qua e poi ci fermiamo. Ok. Allora, la fanteria pesante può entrare in azione. Prendiamo prima l'aereo. 1, 0. Questi magari gli do qualche rinforzo così in più. Ho l'autoblind effettivamente, che potrebbe fare un attacchino qua giù. E teniamo una posizione. Ok, qui abbiamo sfondato. Quelle sono in ritirata. Queste le possiamo muovere. Vediamo. Devo stare attento perché lì hanno. Questo ha autonomia 5. Allora, questi vogliono provare a tagliarci, vedo. Ok. Allora, pensiamo innanzitutto all'aereo. E magari lo muovo per così. Qua è corazzatissimo. Mi servirebbe per artiglieria, ma non credo di avercela. A te l'avevo mosso? Sì. Allora, questi sono mossi. 5-5 non è proprio messo bene. Allora. Eh sì, qui hanno le truppe, quindi. Questo non penso che sopravviverà. Forse dovrei spostarlo più in qua, però. Ah, per tornare. Sì, per tornare. Per tagliare le linee di rifornimento mi servirebbe. Le sue linee di rifornimento. Quindi in poche parole. Lo devo tagliare. Sì. Quindi dovrei fare un taglio qua. Un taglio netto. Visto che le truppe qui sono in avvicinamento e con queste posso iniziare un'avanzata. Questo lo potrei anche buttare giù, però dice cattura, quindi in teoria. Vediamo se qui c'è qualcosa. Bombardamenti strategici. I bombardieri strategici hanno l'abilità di mirare direttamente alle risorse dei nemici, abbassando quindi i loro rifornimenti. Continui bombardamenti diminuiranno anche la forza combattiva dell'unità. Bombardiamo. Tornando a noi. Allora, qui andiamo dritto per dritto. Questi sono in movimento. Queste le spostiamo qua dietro. Allora, questo posso fornire supporto? Sì e no.
lì c'è l'artiglieria, quindi magari facciamo una puntata così. Ok. Questo me lo avvicino. Magari qua. Ok. Allora, loro sì, potrebbero avanzare e tagliarmi questo, ma questo lo riunisco con questo, quindi non ci saranno problemi di rifornimenti. Ho mosso tutte le truppe, passiamo, vediamo cosa fanno i nostri alleati e i polacchi. Ok, anche i nostri alleati incominciano a spostarsi, bene. Come diceva appunto, queste truppe si sposteranno di là. Chissà se sfrutteranno il ponticello che ho fatto oppure andranno dritti per quell'altra strada. Che sarebbe... Oh, bravi, bravi. Perfetto. Artiglieria che avanza, di poco però avanza. Polacchi ritirata. Questo ormai è finito. Zero. Che botta di culo. Certo, a farlo ritirare per tutto qua. Serok o Serocsk. Qui devo stare attento perché questi mi bombardano a bestia. Diciamo che la traiettoria sarebbe verso Visto Grod e poi tagliare per Serok, sì, appunto. Fa un po' male, però... Ah, bastardi. Aia, ho cantato vittoria troppo presto. La nostra prima unità distrutta, credo. Sì. Eh sì, questi li potrei anche bloccare al ponte. Questi vanno ripiegati, che non mi piace il cannone. Sì, devo ridividere un po' le forze a nord. 13 su 14. Ok, questo l'abbiamo sconfitto. Questo non lo farà mai. Allora, questo... diciamo che lo muoviamo fino a qua. Ai 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 ai. Allora. Mi sarebbe piaciuto, però non posso. Allora, tu non ti preoccupare che ti ricolleghi a noi. Facciamo così. Ok. Allora, l'artiglieria qui non è male. Aia, mi sono scordato che c'hanno questi. Questa fa un po' male. Li abbiamo un po' abbassati. Allora, ho anche questi da muovere. Però purtroppo quelli laggiù. Poi abbiamo questi. Ok,
Ok, ho fatto bene a fermarmi. Allora, questi purtroppo devono spostarsi per di qua. Questi li muoviamo qua. Via. Ok. Allora. Preso. Adesso altri punti. Qui avanziamo di un po'. Allora, questo lo reindirizziamo per qua giù. Questo mi deve ancora riprendere tutto. Allora, l'artiglieria adesso la lasciamo un attimo qua. Questo infatti sta sfuggendo per di qua. Teniamo la posizione qui. Ok, questi si stanno spostando per di qua. Posso rinforzare qualcuno? Magari questo. Ok. Qualcuno qua giù? Sicuramente quelli, però questo non posso ripararlo. Magari la fanteria pesante. Ok. E ho ancora l'artiglieria che però... Se la muovessi di uno, mi prenderebbe questo. Sì, devo concentrare gli attacchi qua e tagliare per di qua. Passiamo. Ok, loro si stanno spostando, quindi ho altri rinforzi su cui contare. Mi devo... però a quei punti non penso di farcela a comprarmi un'antiaerea. Dio, c'era il ponte, passa per il ponte. Però penso che questo ponticello qui abbia fatto comodo. Sì, ha velocizzato l'avanzata. Ottima mossa dei miei ingegneri. Ok, ci hanno preso quel punto di rifornimento. Questi... ok. Eccoli, sono arrivati fino a qua. Questi continuano a fuggire. Questa l'abbandonano. Cavalleria. Aia. Settembre, ok. Allora. Direi di partire all'inseguimento. Questo è quasi finito, quindi una bomba e ce ne torniamo di là. Ok. Pure alla fanteria. Bombarda, bombarda. Non lo puoi fare, va bene. Ok. Allora, qui... Qui è un 2. Sarebbe bene manteniamoci sul fianco qui.
L'artiglieria. Ok. Avrei dovuto farlo prima, ma non so. Allora, questi purtroppo... 5, facciamo così. Allora, qui stiamo avanzando, vedo. Tra un ponte lì e un ponte qua, io direi un ponte qua. Ah sì, questo si può muovere. L'artiglieria la spostiamo quindi adesso un po' più in qua. Teniamolo a mente. Questo l'ammazzo e avanziamo inseguendolo. E questi vanno qua. Ah, qui è bloccato, vedo. Con questa fanteria non so se tenere la città. Ah, questo riproviamo ad aggiustarlo. Ok. Questi vanno bene, quelli stiamo inseguendo, questi li abbiamo riparati. Qui ho il caccia. Questo è un 9. O è uno di questi oppure... Ah no, eccolo. È laggiù. C'è qualcuno che posso mettere a posto? Magari questo. Il bombardiere va. L'artiglieria. Ha attaccato. Io magari a questi potrei dare... Vediamo cosa succede. Meno male che l'hai all'ideata adesso un po' più veloce. Polacchi. Ok, questi ripiegano a legge un uovo. Sì. Sì, hanno preso 4. Buono. Ok.